Sono stato attorniato da tanto affetto e tanto calore. Ho detto subito che sono arrivato in questa terra, lontana dalla mia terra d'origine, solo da qualche ora, ma mi sento già a casa per la grande accoglienza ricevuta. Ho aggiunto in effetti, come ha detto lei, che non sono qui per dare subito un programma. Il programma va fatto insieme, a partire dal basso e con la gente. Ho semplicemente invitato tutti, laici e presbiteri, ad instaurare subito una relazione che sia fondata sulla verità, che sia fondata sulla franchezza, non sulla falsità e sull'adulazione. Ho invitato poi i presbiteri a spendersi totalmente per Cristo e per i fratelli, i laici a portare il profumo di Cristo all'interno di questo mondo. E poi ho invitato i giovani a portare all'interno della Chiesa le loro idee e il loro entusiasmo, perché una Chiesa che non parla ai giovani corre il rischio di non parlare a nessuno. È importante il primo gesto, partire dal carcere, davvero dagli ultimi. Sì, sono partito in effetti dalle periferie esistenziali un po' di questa città, volutamente. Il primo messaggio l'ho rivolto ai detenuti, dicendo che Gesù vi ama, vi vuole bene. E per Gesù ogni cambiamento è possibile. Non ascoltate coloro che vi dicono che non ce la farete. Per tutti è possibile un futuro migliore. E poi mi sono recato presso la Casa della Carità, Fratelli Tutti, fortemente voluta da Sua Eccellenza Monsignor Santoro. Una casa che deve accogliere i poveri di questa città. Una casa destinata ad essere una casa di accoglienza per gli ultimi, che sono i primi destinatari però dell'annuncio del Vangelo. Un saluto anche a chi è arrivato da Andria, insomma, e anche c'era una bella rappresentanza dalla città di Andria. Anche quest'oggi non hanno voluto far mancare la loro presenza, il loro affetto, e sono venuti in tanti, sia presbiteri che laici. Come già ho avuto modo di dire, io ho aperto il mio cuore alla Chiesa di Avezzano, ma non potrò mai dimenticare il tanto bene ricevuto dalla Chiesa di Andria.